Slow Rider è un programma in collaborazione con Consorzio del Parmigiano Reggiano. Ieri Giulia mi ha detto che è meglio darsi un taglio. No, un taglio no. Si scaglia il Parmigiano Reggiano. Si scaglia. Scaglia, spezza e gusta. Parmigiano Reggiano. Sono le differenze a renderlo unico. A colazione o a merenda, Pattini è sempre con te. Trattoria del Cacciatore di Frassinara. Antica Osteria Treville, tutti i sapori dell'amicizia. Prosciuttificio Simonini Vittorio. Salumificio Ferreoli Gino e Figlio. Azienda Vitivinicola Amadei e Agriturismo al Vigneto. Freedom Car Service, Parma. Azienda Vitivinicola La Bandina. Oinoe, la città del vino. Caseificio Sociale Ravarano e Casa Selvatica. Corsica Sardinia Elba Ferris. Continua la nostra avventura nella magica terra di Gallura, scusate l'involontaria rima. Dopo le zone ad est della Costa Smeralda, oggi ci spostiamo a ovest, verso Alghero, alla ricerca di luoghi e personaggi sempre più affascinanti. Ho ripreso da poco a lavorare perché sono stato fermo 3 mesi abbondanti, quasi 4, perché abbiamo dovuto fare delle ristrutturazioni e abbiamo perso i mesi importanti dell'inverno per fare tutta quella produzione che si fa con il maiale proprio autoctono, sì, quello lì, che ci permette di fare quei salami a lunga maturazione, tutte quelle pancette, per cui adesso vi farò vedere qualcosa che ho, però dall'anno scorso, vedi, questi sono quei salami che purtroppo non abbiamo fatto in tempo a fare. Sono in salami in canna, li facciamo maturare al 4, 5, 6 mesi, 7 mesi, cioè gli diamo il tempo per arrivare a maturazione tutto quello che ci vuole. Vedi, la salsiccia che facciamo è fatta sempre con questi maiali e viene praticamente fatta senza l'aggiunta né di latte né di addensanti, è solo sale, pepe, mettiamo il conservante. Minimo di conservante perché ce lo chiede anche la legge, per esempio durante il periodo però invernale, pieno inverno, facciamo un prodotto che è solo sale e pepe. Utilizziamo molto il seme di finocchio. Il seme di finocchio lo raccogliamo verso settembre in campagna e ha un profumo che sprigiona proprio tutta la notorietà del prodotto. Questi sono tutti i maiali di razza sarda, questi qui sono allevati a Poale. L'azienda agricola è l'azienda agricola di una signora che ha creduto in questo progetto e ha preparato questi maiali per noi. Questi qui invece sono fiocchi, sempre di prosciutto, che lavoriamo con quei maiali invece che sono d'allevamento, per cui ci prepara proprio, ci finisce gli animali o con farina d'orzo oppure molte volte ci fa addirittura un'integrazione di farina di grano. Più di farina di semola di grano duro, in modo da ottenere proprio un gradiente di grasso importante e una carne più asciutta e più matura che ci permetta veramente di fare poi la stagionatura. Essere presenti, no?
in un territorio significa salvaguardarlo da che cosa? Da tutte quelle attività anche che non dipendono dall'uomo. Abbiamo visto questo periodo di smottamenti di terreno, eccetera, quindi l'erosione del suolo, ma anche la prevenzione dell'incendio. Mio nonno, che era un servopastore e viveva in campagna, mica c'erano i canavai nel fine dell'Ottocento e prima del Novecento, eppure gli incendi così devastanti come adesso non c'erano. Non c'erano neanche pericolo di alluvioni o quantomeno di esondamenti, perché pulivano i greti dei torrenti. Avere il maiale in casa era una ricchezza e una certezza. Avere il grasso, la carne e il lardo che ti poteva permettere di condire la pentola, quello che tu dovevi cucinare, di avere una fonte di energia che era il lardo, che comunque ti permetteva di avere quelle forze, quelle di poter vivere, e anche della carne, che però veniva secondariamente. Non avere il maiale era essere estremamente più poveri di quella che era già una povertà assoluta. Cosa è successo? Se io avevo carne di mulo o avevo carne di pecora, mi dovevo per forza, per sostentamento, salare di quello che io avevo in casa. Quindi queste cose qui però non si potevano raccontare, perché venivano consumate nel silenzio e nella vergogna più assoluta. La vergogna di essere più poveri dei poveri non ci ha permesso di tramandare, di scrivere queste che sono culture alimentari che poi si sono sviluppate. Quando andremo poi su nella macelleria, ti farò sentire il gusto, meglio, ti farò sentire il profumo di un formaggio che è fatto da un allevatore di 81 anni, che ha 40 pecore, munge le pecore, porta il latte così come faceva il pastore mio nonno, così come si faceva nei nuraghi, e quindi assorbe tutti quei fumi di quei legni che sono presenti in campagna, e quindi avremo dei gusti e dei profumi di un formaggio fatto a latte crudo, munto e trasformato in campagna, che sono delle cose che oggi stanno diventando purtroppo delle rarità. Il nostro amico Michelangelo Salis ci fa una sorpresa davvero gradita e ci invita a conoscere tre persone che rappresentano altrettante eccellenze di questo bellissimo territorio. Pecorini Angelino. Lei mi diceva che il formaggio lo fa come si faceva una volta. Come fa il formaggio? Si faceva di 100 anni fa questo modello, così, che non ci avevano mezzi come adesso, e si facevano così, antica latta, vecchia, si faceva così. Questo è pecora proprio, pecore, sì, questo è il proprio pecore. Questa è la ricotta fresca, e questa si fa ammustiata, salata un po'. Questo è il formaggio che è stato fatto. Questo è un formaggio che va cotto a 45, non che 45 va cotto questo. Prima lo chiavo, cucchiavo a 35-36, dopo si fa cucinato a 45, si lascia un po' riposare, si mette le mani e si mette qui così. Questo come fa? Girato. Che taglio ci mette? Guaglio liquido. Questo è il formaggio coperto così, è la protezione del formaggio, come adesso proprio. E questo più stagionato è, più buono diventa, con questa formatura. Invece la formatura piccola si asciuga un po'. Diventa matesimo, ma però non come questo. Questa è la formatura, è migliore, meglio di la piccola. A me mi ha insegnato mio padre me l'ha insegnato a fare il formaggio, lo faceva sempre in questa maniera. In quel periodo la giornata era misera, non è come adesso. Adesso matesimo è misera, io sono pensionato, ce l'ho queste pecore, 30 pecore mi, non sono, però per aiutare la pensione, non è problema. È per me uscire da casa, non per non stare in paese tutto il giorno,
Ca, oggi stai in paese, i quattrini volano e la pensione se ne va. Siamo vicino alla Basilica di Sacargia, a Codrongianos, provincia di Sassari, presso le vigne di Riu. Qui abbiamo un vigneto di circa 6 ettari, siamo un'azienda a produzione familiare e ci occupiamo di tutto io e Gavino, mio marito. Abbiamo selezionato i vitigni, Cannonau e Vermentino, principalmente Cannonau. Il Moscato è una piccola produzione, abbiamo pochissime piante. Io facevo l'impiegata, stavo tutto il giorno in ufficio, lavoravo qui vicino in un paese e vedevo che qui c'era bisogno di iniziare qualcosa di nuovo. Quindi ho lasciato il vecchio impiego, ho iniziato qui a fiancare Gavino, poi la cosa è naturale. Ma noi non abbiamo dato nome ai nostri vini. I Cannonau e Vermentino sono vigne di Riu Cannonau e vigne di Riu Vermentino, perché quando abbiamo iniziato con la bottiglia ci siamo resi conto che c'era tanti nomi e la gente aveva difficoltà a ricordare nome e cantina. Stavamo appena iniziando, era improbabile che qualcuno riconoscesse la cantina e anche il nome. Gli altri due vini, che non è che siano i nostri vini di grande produzione, abbiamo l'Oroere. L'Oroere è quel monte lì che è qui vicino e che comunque si diceva che prima ci fosse l'oro. Mentre abbiamo un altro vino che, quando è venuto a mancare mio suocero, Filippo, ci tenevamo molto, allora abbiamo detto Tio Filippo, però è una cosa nostra. E quello è un Cannonau e ha una piccola percentuale di Cabernet, così. Ci troviamo a Uzieri, esattamente nel centro del Lugo d'Oro, al centro della Sardegna, al centro nord della Sardegna. Uzieri è un piccolo paese di 11.000 abitanti, è molto caratteristico e soprattutto è importante per i suoi dolci e per il suo pane. Il pane, noi oggi facciamo il pane fino, come si faceva una volta, e abbiamo creato un consorzio a chilometro zero praticamente, quello che oggi la gente vuole. Voglio proprio riscoprire però il lavoro proprio artigianale come veniva fatto proprio un tempo da mia nonna. La spianata nasce da un impasto praticamente di farina, acqua, sale, lievito madre e basta. La lasciamo riposare per almeno 6 ore e poi la cuociamo nei nostri forni, nel nostro forno a legna. Il pane si può abbinare sia, si può essere utilizzato sia fresco, morbido, oppure secco. Morbido perché può essere attorcigliato praticamente con i salami oppure con il dolce, oggi con la Nutella, però essendo morbido può essere proprio utilizzato anche per mangiare i piatti nostri tradizionali. Altrimenti può essere fatto seccare all'aria, in questa maniera, viene aperto il pane in questa maniera, fatto seccare all'aria e una volta seccato si può usare o intero per preparare delle zuppe di finocchietto oppure una semplice pasta al forno però fatta con il pane oppure fatto ancora tutto a pezzettini in questa maniera e una volta tagliato viene fatto a bollire come la pasta un minuto dentro l'acqua calda e poi condito con un sugo fresco oppure oggi si condisce anche con il pesce, con il pesto, in tante maniere, quindi è un pane che praticamente può essere utilizzato per qualsiasi cosa, cioè a mille modi, nel senso che alla fine non si spreca niente di questo pane, perché anche se è secco può essere sempre utilizzato. Ci lasciamo le spalle delle persone davvero speciali e con le nostre BMW seguiamo le strade che ci conducono verso Alghero. Alghero, cittadina fondata dai Doria nei primi anni del 1100 e poi ha avuto il suo splendore soprattutto sotto gli spagnoli e i catalani e a seguire poi sotto il Regno d'Italia sino ad arrivare ai giorni nostri nella Repubblica Italiana,
E quella che l'ha caratterizzata è soprattutto un entroterra fertile e ricco, soprattutto per quanto riguarda l'olivicoltura, e anche chi viene oggi ad Alghero troverà tanto olio di qualità. Non per niente ci sono delle aziende che da anni vincono i migliori concorsi oleari, e soprattutto troverà il mare, ancora sia da un punto di vista paesaggistico, per quelle che sono le spiagge, le scogliere, le grotte, e soprattutto per quella che è la cucina, perché la cucina di mare è uno degli elementi caratterizzanti di Alghero. Oggi abbiamo visitato il centro storico di Alghero con le vecchie muraglie che guarnivano la città. Alghero era una roccaforte per gli spagnoli, quindi le vecchie mura, le torri e quelle che erano invece alcune delle chiese caratterizzanti del centro storico, il teatro, piuttosto che altre case patronali che ancora rimangono nel centro storico di Alghero, evidenziando quella che era una delle caratteristiche costruttive del territorio, l'utilizzo ad esempio dell'arenaria, che era la pietra che veniva utilizzata proprio per costruire sia le muraglie piuttosto che le case. E poi anche il porto, che è importante sia da un punto di vista turistico, oltre che da un punto di vista commerciale, per la presenza della piccola pesca soprattutto. E questo legato al commercio e alla cattura dell'aragosta. Abbiamo mangiato il cibo da strada e abbiamo mangiato un panino, che è un panino famoso non solo ad Alghero, ma è famoso un po' in giro per l'Italia, visto che viene censito anche da diverse guide, che è il famoso panino del Milese. Sono importanti soprattutto la famosa salsa segreta che serve per guarnire questo panino. Abbiamo percorso una strada che ci ha regalato grandi emozioni, siamo arrivati a Stentino e qui siamo alla spiaggia La Pelosa. Agius è la capitale di un territorio molto vasto che da Castelsaldo arriva quasi a Santa Teresa. Noi lo chiamiamo amorevolmente una confederazione di Stazzi Uniti di Gallura. Gli stazzi sono le unità abitative tipiche della Gallura, sono le case dei contadini che si snodano in percorsi irti tra le colline scoscese e le nostre pianure. Sono arrivati fino a noi perché sono unità abitative autonome. E credetemi, con la crisi che c'è oggi, molti stazzi sono di nuovo abitati, perché comunque ti danno un po' di sostentamento. Agius è forse la capitale di questi stazzi del nord Sardegna. Noi, dentro il museo etnografico MEOC di Agius, cerchiamo di rappresentare questa identità e questa cultura. Un popolo forte che rappresenta le proprie origini e le mantiene nel tempo con dei simboli ben evidenti. Il vestiario, per esempio, rappresenta forse l'ultima testimonianza di questo comportamento. L'uomo veste di bianco perché il bianco è l'unico colore che si può pulire ogni giorno con la varicchina del tempo, l'urina e la cenere. E veste di nero, il nero pretorio dei romani.
Le donne invece sono ricchissime di colori negli ornamenti, soprattutto gli scialli, che rappresentano un po' l'appartenenza a un gruppo familiare, riportano sempre dei motivi floreali, perché il fiore indica sempre la potenza, la bellezza, la freschezza, la primavera anche nell'accettare ciò che accade e nel cercare di contrastare gli eventi, essere sempre piena di risorse nel riuscire nella vita. È una collezione poi di oggetti, gioielli, che servono per rappresentare la nostra identità, in particolar modo la tessitura, che racchiude nei suoi disegni, nelle sue geometrie, dei codici antichissimi che ci accomunano alla religione islamica, alla religione cristiana e alla religione addirittura ortodossa. Questo è il museo di Agius, un tuffo nel passato. Perché il Museo del Banditismo ad Agius? Il museo è stato voluto dalla popolazione in collaborazione con l'Arma dei Carabinieri. Non mettiamo in evidenza noi i banditi come dei superuomini, ma mettiamo in evidenza lo spirito di quelle genti che combattevano. Rivive negli oggetti lo spirito di coloro che li hanno utilizzati. Allora, i banditi si rifacevano dei codici morali o forse diventavano tali per fame. I carabinieri facevano parte dell'ordine costituito, obbedivano alle leggi, qualche volta forse chiudevano un occhio, ma per atti di misericordia. Questo è lo spirito delle genti che animava questo scontro nel 1800 e primi del 900. Questo è il Museo del Banditismo. Il viaggio è terminato, abbiamo lasciato Livorno, abbiamo superato il passo della Cisa, siamo arrivati a Parma e a Parma siamo rientrati alla RP Motors da Paolo Ceci. La BEA, la F800 GS, adesso l'ho lasciata in mano al meccanico perché deve essere lavata, deve essere pulita. Io con la BEA ho percorso insieme a Massimo, il mio fedele cameraman e regista, delle strade meravigliose della Gallura, mi rimane la certezza di avere comunque una moto stupenda, comoda e divertente, una moto facilissima da guidare e, ripeto, comoda sia per il conducente sia per il passeggero.